Rossella Gianfagna, rettore del convitto nazionale Mario Pagano. È appena terminata la cerimonia di presentazione del volume Trascelta e Ragione, una piccola enciclopedia di meraviglie, un volume curato da lei. Sì, curato da me, ma la collaborazione di una bella e grande squadra, diciamo una squadra di professionisti, di amici e di studenti, quindi è stata una bella realtà perché ognuno di noi ha tracciato quello che è una parte e ha descritto una parte del convitto. Com'è nata l'idea del volume? È nata perché da un po' di anni non si pubblicava più, era dal 2009 che nessuno faceva una pubblicazione sul convitto nazionale Mario Pagano, e poi soprattutto per far vedere anche come è cambiato in questi anni, cioè nel senso rimanendo nella storia, quindi studiando nell'arte come siamo andati avanti e siamo arrivati a quella che poi è l'intelligenza artificiale. Da sottolineare tra l'altro la messa in stampa in tempi record. Sì, è vero, è stato fatto tutto in poco tempo, ma anche scritto a più mani in poco tempo, e questo è stato bello, come diciamo noi entro ieri. In questa cerimonia presenti anche i coautori del volume, una cerimonia riuscitissima, davvero molto partecipata, un volume che offre tanti spunti di riflessione. Sì, veramente spero, insomma, è quello che volevamo dare, tanti punti di riflessione. Ogni capitolo sembra un capitolo a sé, ma è collegato con quello precedente e dà il passaggio, diciamo, in là all'altro capitolo. E chi lo legge è come se entrasse nel convitto. Tra l'altro abbiamo avuto anche la possibilità di ascoltare delle testimonianze di studentesse del convitto. Possiamo vedere nei loro occhi la gioia di far parte di questa realtà. Loro, appunto, leggendo poi un loro pensiero, hanno sottolineato anche la fortuna di essere parte integrante del convitto. Vero, questo devo dire che ha commosso un po' tutti noi, perché tante volte non te lo aspetti. Però dalle parole, cioè loro hanno praticamente racchiuso un po' quello che è il nostro stile di vita qui dentro, cioè l'essere una famiglia, dare il senso di appartenenza e, come ha detto Sua Eccellenza il Vescovo, mettere al centro la persona.